Ciao ragazzi, ecco il video dell'ultima gara dell'anno, con giusto due parole in più per fare un po' il punto di questa stagione 2021. È stato un anno impegnativo e nonostante la pessima condizione fisica e gli allenamenti praticamente inesistenti, sono riuscito a farne 4 nell'anno, devo dire che per me è stato un anno sportivamente appagante. Su 15 gare 12 sono state le vittorie, 2 secondi posti e un terzo, quindi direi un risultato ottimo. Risultato che sono riuscito a mantenere grazie alla tecnica, che è un po' la mia ancora di salvezza. Purtroppo però in questo National la tecnica non era così necessaria, diciamo. Le caratteristiche della gara erano prevalentemente altre e mancava, a mio parere, un po' di interpretazione e di tecnica, appunto, a favore di tanta precisione e di tanti, troppi, stop and go. Non c'erano passaggi in movimento, mancavano acquisizioni e anticipi netti. C'erano pochi passaggi tecnici, poche cose ricercate. Ecco il motivo per cui la classifica poi è risultata essere così compatta, ma questa non è una giustificazione, perché il mio secondo posto arriva da pesanti errori. Anzi, devo dire che proprio a fronte di una situazione che credevo irrecuperabile, ero arrivato a 4 miss e 2 no shoot, più altri errori abbastanza pesantini, sono riuscito a fare un grande recupero, inaspettato se non altro, e questa è la cosa positiva che mi porto a casa e che mi genera consapevolezza e voglia e motivazione necessaria ad affrontare con impegno quella che sarà la prossima stagione, con tante novità che vi presenterò a breve. Voglio fare i miei complimenti però al campo di tiro, al Poligoni La Folce di Magione, che ha ospitato questo evento e che si è dimostrato una struttura, oltre che accogliente e piacevole, molto ben organizzata. Ne approfitto per ringraziare ancora una volta i miei sponsor diretti e tutti quelli che, anche solo con un saluto, mi hanno mostrato affetto e sostegno. Questa volta abbiamo deciso nel video di inserire anche i punti, i tempi e qualche commento per aiutarvi un po' nella comprensione. Vi lascio quindi al video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Dai che si comincia ragazzi. È perché non ci vedo. Bocca al lupo, bocca al lupo, bocca al lupo, vai. Vai Giulione. Guarda ieri. Shooter, are you ready? Stand by. Tira, merda. Oh, prendi schifo, sto tempo. 9-9-6. Are you ready? Stand by! Ah! Vaffanculo. Io finish all'odd and the shot clear, if clear metà, ok. 15-3. Bene, quindi già il secondo esercizio ho cominciato a fare qualche stupidata. In realtà, vabbè, è rimasto su quel piatto perché volevo sparare un po' il movimento, mi sono reso conto che non era forse il caso. Credevo di vederlo alla fine, c'era un piatto che si vedeva alla fine, ma non era quello lì, quindi ho dovuto tornare indietro. Molto bene, cominciamo con il piede giusto. Ready? Stand by! Guarda che l'avevo preso anche al primo. Ho visto. Come if you finish, I go to show clear. If clear, hammer down, host. Are you ready? Stand by.
Sì, partiamo, salutaci per questo qui. La metà, posto. Il tuo tempo. 2-2-8-1. Are you ready? Stand by. Clear, 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 down, hostel. Are you ready? Stand by! If you finish, allow the shot here, clear, clear, down, hostel. Il tuo tempo è 1-1-7-0. Shooter, are you ready? Stand by! Visto che l'avevo toccato... Sì, l'hai toccato. Bene, arriviamo all'esercizio 10. Fino a qui non ho brillato. E purtroppo in questo esercizio arriva la prima miss. Accompagnata fra l'altro da un po' di tempo perso su quella piastrina che colpita si è messo un po' di traverso, mi ha reso difficile poi poterla ricolpire. Anche qui dovrebbero essere i range a intervenire direttamente, non è stato così, è lo stesso, si va avanti. Ma qui ho cominciato un po' a sentire la pressione. Nell'esercizio seguente poi mi è arrivata la mazzata finale. Shooter, are you ready? Stand by! Finisce allora adesso clear, il clear hammer down osso. Lo tempo 1-3-6-3. Al termine dell'esercizio, che ho sparato bene, se non per un paio di colpi in più sul ferro, mi viene comunicato che su una carta frontale, quella che vedete in questo slomo, ho fatto una miss. Io sono convinto che quelli fossero due colpi. Ne ero convinto allora e vedendo il video ne sono ancora più convinto. I range sono stati comunque disponibilissimi a valutare e con l'aiuto del Range Master abbiamo deciso che era una miss, anche se in cuor mio sono sicuro e quello mi ha pesato tanto di aver sparato i due colpi con molta precisione, forse troppa. I due colpi non potevano essere calibrati come due appunto e è stato deciso che una doveva essere la miss e va bene anche questo. Ma lì ho accusato un po' il colpo, ho cominciato a sentire molto la pressione della gara e nello stage dopo, che era l'ultimo esercizio, ho provato a forzare un po' il ritmo per provare a recuperare e lì è stata un po' la mia disfatta. Per carità, non è successo niente di grave, anzi ho chiuso l'esercizio abbastanza bene, ma dovendo ribattere quei ferri vedrete che un po' di tempo l'ho perso. Clear. If clear, hammer down, holster. Tempo 2-3-3-2. Ok, secondo giorno di gara, dobbiamo partire al massimo. Devo recuperare quelli che sono gli errori di ieri. Cominciamo dall'esercizio numero 4. Are you ready? Stand by. Molto bene, siamo partiti alla grande. Qui dovevo recuperare, ci ho fatto una bella miss no shoot, perfetto. Non ho mai sparato su una piastra del bobber, credo. Qui l'ho fatto con un bel no shoot davanti, quindi oltre al danno la beffa, miss mancato, non ho colpito la carta seppur ribattendo, e no shoot, quindi doppia penalità.
cosa che pesa moltissimo, soprattutto in un'area dove mi ero prefissato di non sbagliare, perché dovevo recuperare. Perfetto, cominciamo alla grande, andiamo avanti. Are you ready? Stand by! If you are finished, and look, it's clear, Merda Oster. Il tuo tempo, 1-6-2-1! Are you ready? Ready. Stand by! Allora finish, allora sul clip. Finiamo per da Orste. 13-9-3. Are you ready? Stand by! Clear, il clear Hammerdown Ulster, range is clear, tuo tempo 9-9-0. Come per ieri, nella giornata di ieri, fino a qui, oltre al danno del primo esercizio, non ho assolutamente brillato, anzi, da qui bisogna un po' cambiare registro. Arriviamo all'esercizio 7, stesso problema dell'esercizio, del primo esercizio della giornata, mi sono sciuto sul bobber. Probabilmente è un po' sottovalutato il fatto che questi bobber non erano così vicini, che erano veloci nel passaggio e purtroppo che quegli appoggi andavano gestiti un attimino diversamente. La frenesia e la voglia di accelerare mi ha portato a ripetere lo stesso errore, quindi mi sono sciuto anche qua, perfetto. Sono fuori dai giochi, non c'è possibilità di fare più niente, ma voglio provarci. Da qui ho cambiato registro e vediamo come è andata a finire. Pierazzoli. Eccolo lì! Are you ready? Stand by! Holster, freno, 2-7, are you ready? Stand by. Are you finished? Allora, the show clear, clear, merda, un Holster. 8-77. Silenzio dietro, per cortesia! Are you ready? Stand by! Finisce dall'overshow clear, clear hammer down, holster. Range is clear, tempo 2-3-4-6. Are you ready? Stand by. If you are finished, allora the show clear, if clear hammer down, holster. Tuo tempo 1-0-2-4. Are you ready? Stand by. If you are finished, download the shot clear. We clear a merdown, alter. Registri al tuo tempo 1-5.
Qua Giovanni. Ma ti ricordi quando lui era giovane che spingeva? Adesso è diventato vecchio e sono gli altri giovani che il lo spingono. Bambino Francesco, me lo ricordo, bambino Francesco.